Recuperare la vita alle opere di Sergio Corazzini ha significato recuperare un pezzo di storia e un pezzo d'Italia. La vita di Sergio Corazzini è stata di breve durata, è nato nel 1886 ed è morto nel 1907, quindi soltanto 21 anni. Ma in questi pochi anni Corazzini ha lasciato un'impronta forte nella poesia italiana con alcune raccolte di poesia che si sono completamente staccate dall'esperienza poetica precedente di D'Annunzio e lo hanno portato all'interno di un nuovo movimento, che è quello dei crepuscolari. Inoltre, in Corazzini troviamo un autobiografismo, una necessità di raccontare la propria esperienza di vita. Corazzini stava morendo di tubercolosi, come morirà poi tutta la sua famiglia, a parte il padre che insomma gli darà dei problemi, e poi questo lo vedremo. Chi leggerà il libro lo scoprirà, però ecco, è riuscito a raccontarsi nelle sue poesie molto bene e il mio intento con questa antologia è stato proprio quello di permettere alle nuove generazioni di scoprire un poeta che purtroppo a scuola viene studiato sempre troppo poco e che invece ha molto da dire. Sergio Corazzini nacque in Via dei Sediali 24, a pochi passi dalla Casa delle Letterature. E suo padre gestiva una tabaccheria in Via del Corso e nei primi anni avevano un tenore di vita molto alto. Poi, a causa di sciagurate speculazioni di borsa di suo padre, Corazzini fu costretto a trovare un lavoro e venne impiegato in una compagnia di assicurazioni che si chiamava La Prussiana, che si trova in Via del Corso, proprio di fronte a dove oggi c'è la casa di Goethe. Ed è proprio in quel piccolo ufficio dove nasceranno alcune delle sue poesie più famose, come I soliloqui di un pazzo. Ma la vita di Corazzini è molto legata a Roma. Frequentava la libreria Bocca, frequentava il Caffè Sartoris e il Caffè Aragno insieme ad altri suoi poeti con cui aveva creato un cenacolo letterario. Frequentava le antiche chiese che una volta si trovavano distanti in periferia, che oggi invece fanno parte di Roma, come Sant'Urbano, San Sabba, la Ferratella. Corazzini aveva bisogno di entrare in contatto con le chiese per esprimere la propria poesia, il proprio stato d'animo. Lui stava morendo e sentiva consonanza con il cielo, sentiva consonanza con questo Dio che lo stava aspettando e nel suo dialogo lo faceva con la sua anima. Aveva bisogno di parlare con l'anima per trovare una compagna che poi sarà la sua unica vera compagna nella vita. La morte di Tantalo. Noi sedemmo sull'orlo della fontana nella vigna d'oro, sedemmo lacrimosi in silenzio. Le palpebre della mia dolce amica si gonfiavano dietro le lacrime come due vele, dietro una leggera brezza marina. Il nostro dolore non era dolore d'amore, né dolore di nostalgia, né dolore carnale. Noi morivamo tutti i giorni, cercando una causa divina. Il mio dolce bene ed io. Ma quel giorno già vania e la causa della nostra morte non era stata rinvenuta. E calò la sera sulla vigna d'oro, e tanto essa era oscura che alle nostre anime apparve una nevicata di stelle. Assaporammo tutta la notte i meravigliosi grappoli, bevemmo l'acqua d'oro, e l'alba ci trovò seduti sull'orlo della fontana, nella vigna non più d'oro. Oh, dolce mio amore, confessa al viandante che non abbiamo saputo morire, negandoci il frutto saporoso e l'acqua d'oro, come la luna. E aggiungi che non morremo più e che andremo per la vita errando per sempre.